Vi ricordate Amauris Perez? Classe 1976, pallanuotista cubano naturalizzato italiano, difensore dell'acqua chiara, ci ha preso gusto a presenziare sul piccolo schermo. Tutti lo ricorderanno per le sue performance a Ballando con le stelle, nel 2013, quando stupì i telespettatori con la sua voglia di ballare, di diventare uno dei protagonisti del noto talent show di Rai 1, che ripartirà proprio questo sabato, 4 ottobre, in prima serata sulla rete ammiraglia della TV di Stato. Adesso, dunque, ritornerà in TV. E VanityFair.it ad anticiparlo. Dal 6 ottobre, infatti, Amauris Perez entrerà nel gioco di Rai 2, condotto da Costantino della Gherardesca, e con lui ci sarà la moglie Angela. Queste le sue parole. All'inizio dovevamo andare io e mio fratello, poi i produttori hanno visto Angela ballando e il suo aspetto solare li ha colpiti. Per noi c'era l'incertezza di lasciare i figli. Il maggiore, Cristian Antonio, ha 4 anni, il più piccolo, Gabriel, 2. È la prima volta che Angela si allontana da loro, abbiamo pianto tanto insieme. Amauris Perez. L'adrenalina fa scattare il nervosismo. Quella di Pechino Express è stata un'esperienza indimenticabile e assai formativa per la coppia, che è riuscita ad integrarsi nel gruppo e a giocare nel miglior modo possibile. Come a Cuba mi sono arrangiato. Quando mi hanno proposto di partire con Angela, temevo che lei non ce la facesse, invece è stata tostissima. Senza di lei non sarei sopravvissuto, sono imbranato. Perdevo tempo anche a scegliere con che sapone lavarmi. Lei urlava sbrigati. Inevitabile anche qualche litigio visto che è un gioco che mette la coppia alla prova e l'adrenalina fa scattare il nervosismo. Perez, che nel 2014 ha partecipato come testimonial alla campagna pubblicitaria di un noto marchio di abbigliamento, infine ha dichiarato: "La base del nostro matrimonio è solida. Parliamo tanto, quando uno sbaglia, all'80% io, ce lo diciamo subito e non resta rancore. Chi se ne frega?"